Signore e signori, benvenuti a questa ennesima grande puntata di Panorama Procida. Oggi con noi il nostro amico Bartolomeo, per gli amici Barti, consigliere comunale di maggioranza, delega all'area marina protetta, all'edilizia scolastica, e forse scopriremo anche qualche altra delega, ma insomma queste sono quelle là, quella, la pesca che comunque è la pesca, quindi insomma abbiamo argomenti con cui parlare con il nostro amico Barti, ma iniziamo un pochettino dalla politica. Lui non è una new entry come molti del gruppo che governa l'isola, la Procida, che vorrei, già viene da passate esperienze, membro di commissione di, quindi diciamo che rispetto a molti che è la prima volta che entrano in consiglio comunale, è uno che qualche cosa già l'ha vissuto. Allora Barti, dal tuo punto di vista, quindi da uomo esperto, come vedi l'attuale momento della politica procidana e qual è il rapporto all'interno della maggioranza, quale con l'opposizione, insomma illustraci un pochettino. Allora, innanzitutto buonasera, grazie a Guglielmo, grazie a Massimo che ci danno l'opportunità insomma di esporre degli argomenti e quindi di approfondire diverse tematiche. Sì, non sono un neofita della politica, ma non mi ritengo neanche insomma un veterano. Diciamo, ma qua il passo, la soglia tra l'essere giovane e vecchi della politica è veramente sottile. No, ho avuto la possibilità di essere consigliere comunale di opposizione nella passata legislatura con la lista Insieme per Procida. Devo dire la verità, devo ringraziare Anilo Scotto di Santolo che, diciamo così, a metà consigliatura, come si suol dire in politica, ha fatto un passo indietro, insomma, dando la possibilità a qualche giovane come me di fare esperienza e quindi di, certo, di cominciare a cavalcare un po' la scena politica procidana. Quindi diciamo, innanzitutto ringrazio Anilo per questa opportunità, che si è diciamo, materializzata poi con la lista La Procida che vorrei, che diciamo, ha vinto le elezioni scorse, le passate elezioni del 2015. Come sono i rapporti tra la maggioranza? Io credo che sono abbastanza buoni, naturalmente le diversità insomma ci sono da tutte le parti, l'importante è la capacità di fare sintesi e di comunque di prendere decisioni esclusivamente per il bene del paese, quindi diciamo senza esercitare poteri forti o quant'altro, diciamo, esclusivamente lavorare sempre nell'interesse di Procida e per il bene del paese, quindi diciamo questo è un mio caposalto. E il rapporto con la minoranza? Ma per quanto mi riguarda il rapporto con la minoranza, per me insomma parlo per personalmente è buono, pure perché caratterialmente sono uno che è portato insomma ad andare d'accordo diciamo un po' con tutti, quindi diciamo con gli amici dell'opposizione sono diciamo così, abbiamo un rapporto di stima, di rispetto reciproco. Poi naturalmente sempre le diversità delle idee politiche, insomma. A proposito di diversità di idee politiche, il sindaco in una recente trasmissione, come punteggio di questo anno di consigliatura si è dato 9. Quindi un bel punteggio. Tu sei più ottimista del sindaco, quindi provendi per il 10 o pensi che si poteva fare qualcosa? Ti dico la verità, penso che sia innanzitutto un po' prematuro forse assegnare punteggio a un'amministrazione che è in carica da appena un anno, e anzi vuol dire non è passato ancora un anno, quindi diciamo forse un po' prematuro attribuire punteggi. Un altro aspetto che magari va sottolineato è che io di carattere insomma tendo ad avere un profilo diciamo così basso, nel senso non basso il microfono a proposito di basso no, e stavo dicendo, quindi credo sia innanzitutto prematuro, certo, dare un giudizio, anche perché diciamo la partita è appena cominciata, quindi le somme si tireranno se non altro a fine primo tempo, insomma siamo ancora all'inizio. Credo che si sia partiti con il piede giusto, perché delle cose si stanno mettendo in campo, al di là diciamo delle critiche o delle diversità che ci possono essere, delle cose comunque si stanno facendo. Tu hai detto bene all'inizio, insomma la maggior parte di noi sono neofiti della politica, non è che hanno tutta questa esperienza, quindi prima di... Ma a proposito di politica, prima noi siamo abituati agli schieramenti,
come va, leggevo l'ultimo dei liberali, insomma, a proposito, ma qui è una, questa amministrazione è del PD 5 Stelle, cioè c'è un richiamo con qualche cosa di nazionale oppure no? Vabbè, diciamo che lo zoccolo duro, insomma, i maggiori esponenti della maggiori azionisti, il sindaco, vice sindaco e pure qualche assessore, insomma, sono esponenti del PD. Io personalmente non ho tessere di partito, per scelta personale, anche perché credo che in questo momento storico, insomma, nel quale la politica, insomma, ha assunto ai minimi storici, insomma, certo, come gradimento nella città di Lanzo, quindi diciamo per una questione personale. Ti dico la verità, io mi ritengo forse un grillino nell'anima, non nasco. Buona a sapersi, perché così cominciamo a stanare, insomma. Nell'anima, quindi diciamo, mi ritrovo in molte cose, insomma, che dicono, e delle proposte, insomma, che hanno messo in campo a livello nazionale, come il reddito di cittadinanza oppure altre iniziative, quindi diciamo in alcune cose mi ritrovo, quindi sono un po' grillino nell'anima. Il discorso, ti ripeto, è che il dono di sintesi, questa è una dote che un sindaco, un amministratore deve avere, perché è palese, insomma, che la nostra compagine era una compagine civica, così, era composta sì dal zoccolo duro del PD, ma c'erano esponenti della società civile, c'era qualche esponente che aveva cavalcato il mondo grillino per un certo periodo, quindi diciamo è una bella composita, centro, sinistra, destra, diciamo. Però io credo che questo sia un punto di forza, non è detto che sia un limite, può essere anche un punto di forza, no, anzi, cioè, io non ritengo assolutamente sia un limite, è sicuramente un punto di forza, perché nelle diversità uno riesce, secondo me, ad attuare il provvedimento che più, diciamo, si sposa con le esigenze. Ecco, ora entriamo un po' in quello che è il tuo lavoro, cosa di quello che ti stai occupando. Area marina protetta, a distanza di un anno, tante polemiche sulla Costituzione, sull'andamento, è arrivato a un certo punto il ministro passa tutto alla Capitaneria di Porto, ecco, più o meno un anno fa, un anno e mezzo fa, sì, era 2015. Da allora cosa è cambiato? Da allora diciamo che ancora siamo in una fase così di stallo, diciamo, se il termine può essere giusto. Allora, bisogna ricordare che l'area marina protetta è stata istituita nel dicembre del 2007, ed è entrata in vigore con il regolamento attuativo nel giugno del 2008, quindi diciamo è già da un po' che abbiamo in essere questa area marina. In verità è che, non so, forse il fuoco, l'incendio è partito nel 2008, adesso qualcuno incomincia a sentire la puzza e quindi giustamente chiede risposte all'amministrazione e chiede delle cose. L'area marina protetta è stata commissariata con decreto ministeriale proprio perché c'erano state delle mancanze, insomma, la gestione non era stata proprio delle problematiche, diciamo che c'era stata comunque delle ostilità, insomma, tra i comuni e l'ente gestore, diciamo che non era proprio partita con il piede giusto, e poi nel corso degli anni, insomma, le problematiche sono venute fuori e secondo me giustamente è stata commissariata. Io non ti nascondo che con il sindaco, insomma, abbiamo richiesto al ministero nel gennaio 2016 proprio che il comune di Procida venisse, insomma, da qualche modo esclusa dall'area marina e quindi, diciamo, di avere una gestione diretta noi del territorio, insomma, che circonda l'isola di Procida, proprio per essere determinanti nella buona gestione, perché secondo me la territorialità è una cosa fondamentale, cioè istituire un'area marina senza tener conto, insomma, della... Ma questo significherebbe in qualche modo uscire dal consorzio? Perché significherebbe uscire dal consorzio, ecco, significherebbe, con i comuni di Ischia, assolutamente sì, significherebbe creare un organo autonomo, indipendente per la gestione della, diciamo, degli spazi acquei che compete all'isola di Procida. Secondo me, diciamo, poi nel corso del tempo, comunque il nostro lavoro va in quella direzione, pure perché abbiamo caratteristiche diverse dall'isola di Ischia, la peculiarità di Procida è sicuramente diversa, quindi abbiamo delle esigenze diverse che vanno sicuramente rappresentate.
Secondo te il nuovo direttore quando può incidere, nominato di recente, quando può incidere in tutto questo contesto? Io credo il nuovo direttore, diciamo dal punto di vista proprio pratico, non è che può incidere in maniera decisiva, perché comunque la gestione è sempre affidata all'ammiraglio Arturo Faraone, quindi diciamo la gestione diretta e tutti i provvedimenti ufficiali passano per la capitaneria, quindi per l'ammiraglio. Però siccome il dottor Miccio è una persona, diciamo, di cultura, è il direttore dell'area marina di Punta Campanella, quindi un uomo di esperienza, non è un ambientalista talebano, nel senso è uno che ha a cuore, insomma, le problematiche dei territori e cerca di risolverle nel migliore dei modi. Quindi credo che comunque possa dare un contributo. Per entrare in un problema, da sempre la baia della Chiaia, gli ormeggi nella baia della Chiaia rappresentano una problematica. Chi viene, dove, cioè là era previsto un campo boa, sì, diciamo, sì. In origine, però questo campo boa non c'è, quindi ogni anno in qualche modo si è trovato, tra virgolette, un artificio per far per contemplare l'esigenza di chi viene, l'esigenza di chi lavora, e ovviamente poi non se lo si può penalizzare più di tanto. Per quest'anno tutti al mare? Allora, diciamo che l'anno scorso in via eccezionale c'è stata una deroga, quindi un'ordinanza firmata dall'ammiraglio Faraone, nella quale insomma si prevedeva la possibilità di ormeggio di 40 imbarcazioni per 4 ore che, diciamo, che si recavano nei ristoranti o negli stabilimenti, bar, ristoranti della zona. Quindi diciamo si era comunque trovata una soluzione, certo, diciamo, una soluzione tampone per consentire comunque l'attività economica a queste società, insomma, che sono lì da molto tempo. Io ti dico la verità, c'è proprio una contraddizione in termini, secondo me, quando riguarda l'ormeggio nella baia della Chiaia, perché se tu pensi, insomma, che un residente pagando l'autorizzazione, quindi diciamo mettendosi in regola, può ormeggiare tranquillamente. Quindi diciamo la Posidonia a quel punto passa in secondo piano, la protezione quindi passa in secondo piano. Se invece viene un turista con la barca da Napoli, non può ormeggiare. Quindi diciamo c'è già una contraddizione, secondo me, in termini sotto questo punto di vista. Ecco, c'è una contraddizione. Ma il problema è che come la risolviamo? Perché mentre il ministero pensa se far uscire o meno il comune di Procida dal comitato di gestione, mentre arriva il nuovo direttore e mentre la capitaneria elabora se è il caso di fare di nuovo in qualche modo un artificio anche per quest'anno, siamo a giugno e ovviamente c'è ancora incertezza su quello che sarà. Sarà la soluzione al problema, nella peggiore delle ipotesi, insomma, verrà magari confermata la soluzione dell'anno passato. Io non ti nascondo che avevo pure proposto sia al comandante del porto di Procida che al dottor Miccio di effettuare, diciamo, un'analisi concreta della prateria di Posidonia che è presente nella baia della Chiaia, in modo da poterla identificare con punti cardinali certi, quindi diciamo individuare quali fossero le aree di particolare pregio e quindi di protezione, e quale invece le aree con la sabbia, quindi procedere a ridefinire la zonizzazione della zona in qualche modo. Solo diciamo di quell'area, insomma, solo di quell'area. Perché poi, come dicevamo prima, insomma, nel passaggio non so se ci riusciamo, lavoreremo in questo senso di gestire l'area marina, insomma, in proprio. Passerà sicuramente attraverso una nuova zonizzazione, perché ti ripeto, fare un'area marina protetta senza coinvolgere i cittadini, i pescatori, i portatori di interessi è una cosa, diciamo, che è sbagliata di concetto e che non può funzionare, insomma, come si è visto, non ha portato i frutti sperati, questa è la realtà. A proposito di pesca, anche qui avete ereditato un progetto della passata amministrazione, il punto del pescato, sì, a Marina Grande, sembra finito da un po' di tempo, però non va in funzione. A che punto siamo? Siamo, diciamo, addirittura di arrivo, siamo quasi al traguardo, perché gli adempimenti burocratici sono stati tutti completati, c'è anche il parere favorevole della regione, diciamo stiamo allo studio dell'elaborazione di un regolamento per l'utilizzo, perché poi comunque
dalla teoria alla pratica, insomma, c'è sempre un passaggio che tra dire il fare, questo mare proprio c'è sempre. Io sono dell'opinione che meglio perdere una settimana, 10 giorni in più e valutare tutti i possibili scenari, bravo, che invece affondare, insomma. Quindi siamo addirittura d'arrivo, la capitaneria di Porto di Procida già pronta all'ordinanza per l'utilizzo. Siamo quasi pronti, quindi diciamo nel giro di qualche settimana sarà veramente. Questa era la domanda buona, poi c'è una domanda un po' più cattivella, cioè proprio per quanto riguarda la pesca. I pescatori di Marina Grande hanno digerito a fatica questo nuovo sistema, assetto stradale, circolazione. Dal tuo punto di vista c'è qualche ragione, qualche torto in più, si devono adeguare, come può funzionare? Diciamo allora, pescatori della marina, quindi parliamo delle paranze. Sì, sì, ecco, le attività commerciali. Rispetto, diciamo, alle attività commerciali che sono presenti a Marina Grande, secondo me hanno una peculiarità tutta loro, nel senso che loro concentrano l'intera vendita giornaliera in poche ore, il pomeriggio. Un paio d'ore, sì. In un paio d'ore, il pomeriggio, quindi per quanto mi riguarda andrebbe prevista una sosta per l'acquisto del pescato, ti ripeto, proprio perché la vendita è concentrata in alcune ore, quindi dobbiamo lavorare in merito a questa cosa. Io me ne sono fatto carico, insomma, e cercheremo di trovare a breve una soluzione, perché diciamo che forse un po' tutti i commercianti della marina stanno hanno. Però queste cose, sai, all'inizio c'è sempre un poco di gira e gira, andiamo a finire sul dispositivo di circolazione, che è l'argomento, gli argomenti dell'anno sicuramente, tra qui, e di vedi, certo. Ti ripeto, sicuramente qualcosa sarà fatto, stiamo cercando di liberare l'aria all'interno del porto turistico da destinare a parcheggio, quindi diciamo si creerà una nuova area di sosta che naturalmente potrà accogliere utenza, quindi diciamo stiamo lavorando in merito, qualche soluzione sicuramente la troviamo. Diciamo che lo diciamo ai nostri telespettatori, l'amico Barti è sicuramente tra quelli più presenti e che tra gli amministratori, tra i consiglieri più presenti e che insomma si trova per strada, ecco. È un uomo che gira e ovviamente perché questo si pare che uno non fa niente, gira gira, ovviamente tu fai il geometra, quindi comunque stai e giri per cantiere, quindi sei visibile e sei individuabile ed è sicuramente quelli è tra quelli che riesce ad attirare l'attenzione dei cittadini che per molti versi stanno un po' adirati, chi per il traffico, chi per la circolazione, chi per i pullman, e quindi diventa un pochettino il catalizzatore di tutte queste critiche, quindi spesso ne parliamo, ci troviamo e quindi di queste situazioni conosciamo, però ora viene il punto forte di Barti, perché in questi ultimi tempi è arrivata una buona notizia per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Sì, sì. Quando riguarda l'edilizia scolastica c'è un decreto, c'è un decreto del Presidente del Consiglio che attribuisce a Procida, insomma al Comune di Procida, una cifra abbastanza considerevole di 1.113.000 euro per la ristrutturazione dei nostri plessi. Attualmente c'è solo il decreto, quindi non posso dare notizie più precise, avrei voluto ma non posso. Vabbè, sappiamo che ci avremo i soldi, ci sono, quindi insomma poi il modo per spenderli lo troviamo in un modo o un altro. Per spenderli sicuramente, a fine mese partiranno i lavori per il plesso che riguarda Scuola della Chiolilla, ci sarà la messa in sicurezza dei cornicioni, insomma saranno effettuati dei lavori di messa in sicurezza. E io ti dico la verità, secondo me il motto deve essere mente sana e corpo sano, cioè una buona istruzione passa anche attraverso una buona scuola, una scuola efficiente, e quindi diciamo da questo punto di vista sono molto contento, perché c'è sinergia anche con la nuova dirigente scolastica, la dottoressa Martano, quindi ognuno per le proprie competenze stiamo cercando insomma di mettere in moto una macchina che funziona. Ma le cose che funzionano sicuramente, il gioco di squadra è quello che funziona sempre di più. Ora ritornando, rimescolando un po' le carte, ritornando un po' alla politica, perché poi la politica è fatta di cose, cioè animarsi per la politica è una cosa giusta, la passione, ci vuole passione, se non c'è diventa anche questa una cosa fredda. Per amministrare
insomma si passa per la è come il tifo. Ecco, ora dal punto di vista politico, come dicevamo in precedenza, il fatto di non aver individuato o di avere molte persone che si muovono in maniera libera al di fuori degli schemi partitici può essere qualche cosa che può pregiudicare progetti che bisogna discutere in regione, in città metropolitana oppure allo stesso governo? Ma io non credo, sia un limite questa cosa, anzi, perché quando uno poi insomma si trova nelle sedi istituzionali, nei tavoli opportuni a rappresentare i problemi dell'isola, non penso che l'appartenenza politica possa giocare un ruolo così determinante. Ritornando, credo che comunque dietro gli enti insomma ci sono prima gli uomini, quindi c'è prima il rapporto umano e poi quello istituzionale. Rapporti istituzionali, città metropolitana che fa il piano territoriale di coordinamento, poi in qualche modo sembra ci sia stato un passo indietro del sindaco metropolitano De Magistris. Dal tuo punto di vista è realmente così? Perché io poi in effetti non ho capito molto bene questa risposta, se è positiva o comunque c'è da fare altro. Ecco, ingegnere Muro su questa situazione ha insistito molto per quanto riguarda un approccio in termini regionali per rivedere quelli che è la pianificazione territoriale. E ora, dal tuo punto di vista, non solo del consigliere ma anche professionale, ecco, come interagire? Allora, questa del passo indietro della retromarcia del sindaco De Magistris è sicuramente una buona notizia, perché forse ha compreso insomma che ha fatto un passo più lungo della gamba. Noi come amministrazione, insomma come comune di Procida, avevamo votato all'unanimità in consiglio comunale di adottare insomma tutti i provvedimenti che potessero catalare il comune, tra cui certo, il ricorso al TAR, che diciamo che si è arrivati a sta soluzione sicuramente non per merito del comune di Procida. Di Procida è stato, come dicevi tu prima, il gioco di squadra, è stato uno di quelli che ha fatto presente la propria voce, e quindi diciamo il sindaco De Magistris ha dovuto per forza fare un passo indietro. Per quanto riguarda la pianificazione del nostro territorio, sicuramente è un argomento importante, diciamo quasi fondamentale, perché nei prossimi mesi comunque noi dovremmo mettere mano al PUC, si dovrà, quindi ci sarà da lavorare. Dobbiamo sicuramente cercare di redigere un piano per l'insediamento delle attività produttive, che attualmente non c'è, quindi prevedere delle zone dove magari se un ragazzo decide di fare il falegname, di mettere su un piccolo capannone, noi come amministrazione dobbiamo dare risposte a questa. La vedo dura, perché oggettivamente gli spazi. Allora, tu lo sai che la pianificazione non è che dura, è durissima, insomma, certo. Perché individuare spazi, zone e cambiare destinazione non è sicuramente una cosa facile. C'è da lavorare sotto questo punto di vista, c'è molto da lavorare. La pianificazione, elemento importante per il futuro dell'isola, il turismo certamente è anche questo un argomento insieme al mare e al lavoro marittimo. Ora, l'amministrazione dà la sensazione di andare un po', di essere ritornato un pochettino sul lavoro del mare, la delega a mare dato all'assessore Caranante, un rapporto più stretto con le associazioni e con i circoli. Il turismo sembra che sia diventato un elemento ancora, si sia ristretto ancora. Sicuramente dal punto di vista dei tempi noi accorciamo sempre la stagione turistica sul territorio, però diciamo che come scelta sembra che si stia andando in una direzione non di favorire ma comunque di lavorare su quello che ancora è la maggior parte del PIL procidano, sono i marittimi. E dal tuo punto di vista c'è questa sensazione oppure mi sto sbagliando? No, allora diciamo la verità, io credo che è inutile prendersi in giro, credo che il lavoro marittimo e quindi l'economia dell'isola sia ancora fortemente basata sul lavoro marittimo.
quindi diciamo era secondo me doveroso assegnare una delega e quindi costituire una delega ad hoc che potesse rappresentare al migliore dei modi. Che poi la prima volta, diciamo, che, la prima volta, no, che succede. E quindi penso sia una cosa, sia stata un bel passo in avanti, anche se magari uno può pensare che sia solo una delega di facciata, insomma, invece no, si stanno facendo parecchie cosine. Anche il primo convegno che si è tenuto poco tempo fa è stato un successo, comunque è un'apripista per altre cose. Per intavolare, insomma, da tavoli tecnici a livelli più alti, insomma, che non sia solo il territorio procinato, quindi secondo me è una cosa buona e giusta. E per il turismo, io credo che noi abbiamo sempre parlato di turismo culturale, turismo. Secondo me noi non è che decidiamo noi che tipo di turismo fare, è l'isola insomma che ci porta in quella direzione. Noi come isola siamo vocati naturalmente a un turismo forse un po' più culturale, ti ripeto, un po' per le bellezze architettoniche. A proposito di turismo, ora sì, mi stavano già, il porto turistico, questa situazione aperta con ovviamente con lo socio di maggioranza, con Marine D e il comune di Procida, secondo te da 1 a 10 come si risolve? Se si risolve? Credo che attualmente gli scenari siano talmente aperti che non si può definire bene la cosa. In verità, tu lo sai, insomma, noi questa cosa l'abbiamo ereditata dalla per forza di cose, di tutto no, quello che parleremo da qua, carità, con più, e viene da un'eredità del passato. Diciamo che non è nel mio stile. Sono situazioni che partono ovviamente da anni. Che partono da anni, allora diciamo che è stato sbagliato un po' tutto, perché già avere una quota minoritaria in una società insomma che gestisce un bene pubblico, già a monte c'è un difetto di forma, insomma c'è un peccato originale, se vogliamo chiamarlo così. Io credo che quel porto per i procidani poteva essere una risorsa enorme, cioè lì veramente avrebbero potuto campare decine e decine di famiglie procidane, quindi di nostri concittadini. Purtroppo attualmente, tu lo sai, noi abbiamo fatto i salti mortali in Consiglio Comunale per cercare di riacquisire le nostre quote, ci siamo riusciti in parte acquisendo il 25% delle quote insomma societarie che ci toccavano. L'altro 24 abbiamo cercato di recuperarlo con una sorta di... È da lì che è nata un pochettino... È da lì che è nata la cosa, anche se... Forse più che nascere si è materializzato quello che già c'era, ovvero un'incomprensione tra i soci. Un'incomprensione di fondo, pure perché, diciamo la verità, caro Guglielmo, se tu pensi che il porto di Sant'Angelo, quindi porto al comune di Ferrara Fontana, circa 400.000 euro all'anno, che è uno sputo, consentimi, rispetto al porto che ci abbiamo noi qui, ti fa un attimino pensare come noi in 10 anni abbiamo dovuto ricapitalizzare come ente più di 1 milione di euro, quindi c'è molto da pensare. È ovvio che la gestione è stata deficitaria, ci sono delle grosse responsabilità e quindi ognuno se ne assumesse le proprie. A me la cosa che diciamo non dispiace è che in realtà lì sono stati spesi i soldi dei procidani, sono stati accesi i mutui trentennali, insomma, che forse i procidani ancora stanno pagando. E gli investimenti che il socio privato doveva fare, quindi il capitale fresco che doveva uscire materialmente dalla tasca del socio privato, non è uscito, tant'è vero che c'è stata una vendita di posti barca, quindi per 30 anni, quando era la validità della concessione, con quei soldi si è provveduto alla realizzazione dei servizi, al completamento del porto e quant'altro. Quindi dico, un'operazione del genere non c'era bisogno di un ingegnere così stratosferico, bastava anche un piccolo geometra, poteva arrivarci tranquillamente. Stai sottodimensionato. Allora, no, ora tanto siamo in chiusura, è stato veramente un bell'incontro. Diciamo, da qui ai prossimi mesi, cosa ti aspetti o cosa pensi che ti possa soddisfare se accade? Ecco, per me sarei contento se riuscissimo a realizzare questo. Io ti dico la verità, ho allora il sindaco attribuito delle deleghe, io sono pure un amante della cucina, quindi credo che le deleghe corrispondano un po' come degli ingredienti, il sindaco ci ha dato gli ingredienti,
noi dobbiamo essere bravi a preparare un piatto che sia appetibile e quindi che sia gustoso. All'interno insomma delle mie deleghe mi muoverò sicuramente per cercare una lata. Quando apriamo il punto del pescato? Pescato, ma io credo qualche settimana al massimo. Metà giugno, ok, facciamo l'annodiamo. Allora ringraziamo Barti, un incontro simpatico, ovviamente ci risentiremo nelle prossime volte. Ringrazio Max e Michelangelo oggi alla regia, quindi grandi cose per chi ci segue, e ringrazio chi ci ha seguito e chi ha la bontà di farlo anche le prossime volte. Arrivederci. Grazie, arrivederci.